Si è svolto un incontro giovedì mattina nell'aula magna A dell'edificio delle Bioscienze dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, durante il quale il rettore, professor Giovan Battista De Sarro, ha comunicato l'importante risultato ottenuto con la stabilizzazione del personale. Si tratta di 26 professionisti. Inoltre, il rettore ha presentato l'offerta formativa dell'Ateneo per l'anno accademico 2021-2022, che segna anche l'anno dell'auspicata ripartenza, dopo gli ultimi tempi condizionati totalmente dall'emergenza Covid. Si tratta, ha detto De Sarro al microfono di RTC, di una giornata assai importante in quanto la stabilizzazione di queste figure professionali arricchisce la nostra università che continua nel suo percorso di crescita continuo. E la cosa più importante, soprattutto perché siamo in un periodo di crisi, stabilizziamo 26 persone, 26 tra tecnici informatici, soprattutto tecnici amministrativi che bene o male hanno lavorato qui 3, 4, 5, 6, qualcuno pure più anni e che naturalmente hanno acquisito delle competenze che era un peccato perderli. Credetemi, non è facile, perché uno sa numeri 26, in effetti questi diventeranno 52, perché mentre la prima legge Madia, quando abbiamo stabilizzato 61 persone, ci è venuto incontro il Ministero, in questo caso l'applicazione di questa nuova normativa, la seconda normativa della legge Madia, ci obbliga a prendere un altrettanto numero di persone dall'esterno. Quindi, è partito, non so quando uscirà in gazzetta, questo altro concorso che dobbiamo concludere entro 2 anni perché tutto quello che abbiamo fatto sia una cosa stabile e definitiva. Giornata da ricordare, diciamo che l'augurio che voglio fare a tutti i colleghi che oggi hanno preso servizio insieme a me è quello che la nostra competenza professionale possa crescere insieme al prestigio dell'Ateneo, perché poi alla fine noi lavoreremo insieme per un unico scopo, che è appunto quello di portare avanti il prestigio di quest'Ateneo. Ringrazio tutti i colleghi, ci siamo tutti supportati, abbiamo lavorato tanto e studiato tanto e finalmente vediamo i frutti. Continueremo con le nostre attività e saremo sempre più grintosi, cercando sempre di puntare al massimo. Ed a proposito della nuova offerta formativa dell'Ateneo, De Sarro l'ha definita molto ampia e al passo con i tempi. Abbiamo dei corsi di laurea in più, uno è scienza investigativa e giurisprudenza, l'infermieristica con Reggio Calabria, sede amministrativa noi, medicina, chirurgia e tecnologie digitali con Cosenza, sono altri 75 posti, quindi la metà sono i nostri, aumento dei posti a medicina, aumento dei posti a farmacia, aumento dei posti a scienze motorie, il TFA che è un corso di perfezionamento della scienza della formazione è passato da 220 a 420 posti.